Bentornati su Recensioni per Scegliere. Oggi con questo tutorial vediamo come trasformare questo pezzo di legno che abbiamo alle mie spalle in un cielo per presepe controllabile con Google Home e Alexa. Partiamo da un pezzo di legno grezzo, spessore 6 mm e andiamo a realizzare un cielo per presepe completamente domotico. Quindi lo spazio a disposizione nel nostro caso è questo angolo dove dobbiamo andare a posizionare quindi due elementi in legno su questo lato e su questo lato. Nel momento in cui abbiamo tutto il legno tagliato delle dimensioni che ci serve, possiamo passare al passaggio successivo. Questo telo lo andremo poi a posizionare in questo modo per andare a rivestire quindi completamente tutto il legno, mentre invece solamente nella parte alta della struttura andremo a posizionare i LED direttamente sul legno per fare in modo di fare l'effetto stelle attraverso al tessuto. È importante che il tessuto non sia trasparente, altrimenti saranno visibili anche i fili dei LED che andremo a posizionare sul retro, ma è importante anche che non sia troppo spesso, altrimenti non saranno visibili i LED che andremo a posizionare. Mentre nel nostro caso abbiamo iniziato a foderare i pezzi più piccoli che non avranno le luci a LED nella parte alta, per quanto riguarda invece la parte più grande, cioè quella dove andremo a utilizzare il nostro LED per illuminare, prima di andare a fissare il cielo in panno dovremo andare a fissare la nostra catena luminosa in alto proprio per andare a creare l'effetto stelle. Quindi andiamo a utilizzare queste luci che funzionano a batteria. Noi in questo caso utilizziamo queste batterie AA Black Cube, di cui vi lascio il link qua sopra. Sono batterie al litio ricaricabili, come vediamo ricaricabili direttamente dalla pila stessa. In questo modo avremo le luci in qualsiasi luogo, anche dove non arriva la corrente, magari su un mobile o dove siete soliti posizionare il vostro presepe, e le potrete tranquillamente comandare con il telecomando fornito in dotazione all'interno della scatola o, come vedremo, con il controllo domotico. Ovviamente vi lascio il link in descrizione di queste pile e di tutti gli altri accessori che stiamo utilizzando per questo tutorial. Per andare a bloccare il filo noi utilizziamo semplicemente le puntine, questo per quanto riguarda il cavo di alimentazione delle batterie, mentre invece per quanto riguarda il fil di ferro possiamo anche utilizzare dello scotch trasparente per andarlo ad attaccare direttamente sul legno e avere così una maggior stabilità del filo. In base ovviamente alle dimensioni della superficie che dovremo andare a coprire, scegliete voi come andare a posizionare le luci in base anche a quante stelle volete nel cielo. Quindi abbiamo terminato di andare a collegare le nostre luci per le stelle in tutta la parte superiore. Da questo lato abbiamo collegato il cavo con le puntine in modo tale da fermarlo, visto che con le tre pile rimane un po' pesante. Quindi adesso non ci resta che andare a posizionare il telo del cielo sopra alle nostre luci. Questo è l'effetto finale con il telo completamente attaccato al nostro supporto in legno, e questo è l'effetto che fa con il buio completo. Una volta che abbiamo terminato il lavoro di fai da te per il cielo, vediamo invece come farlo diventare domotico e quindi come andare a controllare anche il cielo del presepe tramite Google Home e Alexa. Quindi andiamo ad aprire l'applicazione del nostro Broadlink. Vi lascio ovviamente il link qua sopra se non l'avete ancora vista la recensione. Quindi i passaggi da fare per andare a sincronizzare con Google Home o Alexa il nostro presepe sono questi. Entriamo nell'applicazione, clicchiamo su RM+, aggiungiamo quindi un dispositivo nuovo che in questo caso sarà User Define. Andiamo a dargli nuovo, gli andiamo a dare un nome e lo chiameremo presepe 1. Andiamo a dare conferma, lo mettiamo nella stanza scale e gli diamo il dato. Quindi andiamo ad aggiungere il primo pulsante che sarà quello di accensione. Qui dobbiamo selezionare se si tratta di dispositivo con onde radio o infrarosso, come nel nostro caso infrarosso. Quindi andiamo a dargli un simbolino per accensione e spegnimento, quindi in questo caso gli diamo il sole per il telecomando acceso. Quindi come ci viene richiesto da qua, puntiamo il telecomando su on e schiacciamo. Come vediamo registra il comando. Da qui ci dice che è stato riconosciuto, quindi ci
richiede di dare conferma. In questo modo va a riconoscere il controllo e gli diamo l'ok. A questo punto gli diamo un nome, quindi lo chiamiamo Presepe Tun On. Questo sarà il tasto che accende le nostre luci. Gli diamo conferma, quindi l'accensione ce l'abbiamo col sole. Poi andiamo a creare il tasto per spegnerlo, sempre in IR. Andiamo a prendere il tasto luna per lo spegnimento, quindi l'off. Lo andiamo a premere sul verso il Broadlink, come vediamo lui lo registra, gli diamo la conferma ancora e verifichiamo che funzioni. Questo lo chiamiamo Presepe Tun Off, perché sarà quello che ci va a spegnere le luci. Gli diamo il confirm. Adesso abbiamo configurato sul Broadlink il tasto per accenderlo e per spegnerlo. Quindi andiamo sulle scene. A questo punto dovremo creare delle scene che fanno accendere e spegnere il nostro presepe. Quindi andiamo a dare più, andiamo a dare una icona alla scena, che in questo caso è il nostro robottino. Gli andiamo a dare un nome, quindi lo chiamiamo Presepe Tun On. Gli andiamo a dare la conferma e aggiungiamo l'azione, quindi diamo il più, gli diciamo da dove prenderlo, dal telecomando Presepe Tun, e dargli l'accensione. Quindi lo salviamo. Qua abbiamo il nostro Presepe Tun On. Ne andiamo a creare un altro sempre con la stessa icona, gli andiamo a dare un nome e lo chiamiamo Presepe Tun Off. Gli diamo il salvataggio e di qui gli diamo il comando, quindi Presepe Tun Off, e diamo il salvataggio. Quindi abbiamo creato le due scene. A questo punto possiamo passare sull'applicazione Google Home, andiamo in routine e andiamo a aggiungere quindi nuove routine. Quindi facciamo gestisci routine, da qui andremo a dare un più e facciamo aggiungi comandi. Quando dico accendi presepe, questo è il comando che io darò al Google Home, lui che cosa deve fare? Aggiungi azione, gli dirò accendi presepe tun on, quindi riporto la dicitura del comando che abbiamo dato nell'applicazione del Broadlink per l'accensione e facciamo aggiungi. Quindi vado ad aggiungerne un'altra per andarlo a spegnere, quindi comando obbligatorio spegni presepe, aggiungi azione, dovrò andare di nuovo a dirgli accendi presepe tun off. Dovrò sempre andargli a dire accendi perché lui li visualizza come se fossero delle lampadine e quindi per lui farà accendi e spegni in questo modo. Quindi noi andiamo sempre a dirgli accendi in pratica nel comando che Google dovrà andare a fare col Broadlink. Salviamo anche questa routine, quindi abbiamo accendi presepe e spegni presepe. A questo punto proviamo già le luci e vediamo se funzionano. Ehi Google, accendi presepe. Ok, attivazione di due scene. Come vediamo le luci del cielo si sono accese. Ehi Google, spegni presepe. Come vediamo si sono spente correttamente. Ovviamente la spina dovrà essere in parte a vista perché altrimenti non riuscirà a raggiungere il controllo remoto. Adesso proviamo a posizionare invece davanti un pezzo di legno. Ehi Google, accendi presepe. Ecco, come vediamo, non essendo a vista, ovviamente fatica nel prendere il comando del Broadlink. Quindi dando solo il comando vocale a Google con il procedimento che abbiamo visto prima alla scatolina che è presente qua dietro, andiamo quindi ad accendere e spegnere il nostro presepe in modo automatico. Spero quindi che questo tutorial vi sia stato utile per andare a creare il vostro cielo stellato per il vostro presepe. Vi lascio ovviamente tutti i link qua sotto per quanto riguarda le luci, il Broadlink e tutti gli accessori che abbiamo utilizzato in questo tutorial di cielo per il presepe. Se avete delle domande, come al solito potete lasciare un commento qua sotto, cercherò di rispondere a tutti. Vi chiedo di supportarmi, lasciare un like qua sotto al video, iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, cliccando anche sulla campanella per non perdere tutte le notifiche dei prossimi video che andremo a pubblicare. Per questo tutorial è tutto, noi ci rivediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao e buon Natale!